Rientriamo nel vivo di queste finali e ci vediamo la trave di Angela Andreoli. Gamba Angie. Salto avanti d'entrata, elemento di valore D, brava. Leggermente basso il bacino, però buono. Ribaltata salto avanti raccolto, ormai non lo dico più che è l'unica serie in avanti che prende la buono, ma perché lo sapete, ma tanto l'ho detto lo stesso. Un giro e mezzo in accosciata, brava. Abbiamo visto, diciamo, un po' un adattamento della trave di Angie. Di solito fa molta più acrobatica, però sicuramente appunto con questo risentimento al polpaccio ha dovuto sistemare un po' l'esercizio e vediamo un po' più di parti artistiche, soprattutto parti di giri. Doppio giro in passé, leggermente avanti le spalle, infatti poi c'è stato uno sbilanciamento. Ribaltata senza mani, perfetta. Parte coreografiche, poi enjambe cambio, divaricato frontale, flick, serie a 3 con 0-10 di abbuono. Parte laterale. Anche Angie ha un buon ritmo di esecuzione, ma è proprio differente nei movimenti rispetto a Manila. Però comunque ci siamo. Rondata e doppio carpio di uscita. Bravissima! Uscita veramente...